Benvenuti a tutti ad un'altra puntata di eh, Aspettando Scienza Fantastica, questo format snello, simpatico, dove incontriamo amici ed ospiti del prossimo festival Scienza Fantastica, la prossima decima edizione. Quindi un saluto dallo staff, eh, da me, eh, Gianluca, da eh, Stefano. Stefano, ci sei? Stefano c'è, ma no, c'è qualche problema di audio. Comunque Stefano è sempre dai nostri e da Alessandra che tra poco eh, entrerà in scena. Ma diamo il benvenuto a Paolo Tozzi. Ciao Paolo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ci ciao a tutti. Ehm, allora Paolo, eh, ci vuoi dare brevemente qualche info su Paolo Tozzi e su INAF? Sì, allora io sono appunto un astrofisico che lavora all'INAF, che è l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che è l'ente di ricerca italiano che si occupa di ricerca fondamentale nel campo dell'astrofisica, di sviluppo di tecnologie per l'osservazione del cielo e le sue ricadute, le applicazioni tecnologiche, in collaborazione con le università italiane e con tutti i maggiori eh, istituti di ricerca astrofisica. Del mondo, perché la ricerca scientifica, come sappiamo, ha senso solo se è fatta a livello globale, internazionale, perché, appunto, è, è il confrontarsi con, con, con le conoscenze dell'umanità, diciamo, nel, nell'espansione di queste conoscenze, per quel che riguarda appunto la, la fisica eh, dell'universo, e in particolare, io a vari enti, l'INAF, io eh, lavoro, faccio l'astrofisico all'osservatorio astrofisico di Arcetri. Ecco, hai menzionato l'osservatorio australiano di Arcetri, mh, proprio 30 secondi, ci puoi dare alcune info? Quando nasce l'osservatorio, eh, dove è, eh, si può visitare? Allora, eh, l'osservatorio è in, in un posto molto bello perché è una collina a due passi da, da Firenze e, mh, ed è una istituzione mh, storica. Anche se non antica, cioè circa 150 anni, perché ehm, diciamo, gli osservatori astronomici in Italia, appunto, nascono eh, tanto tempo fa, ehm, appunto più di un secolo fa, la maggior parte, come sedi di osservazione del cielo eh, sul territorio italiano. Chiaramente, questi istituti, che adesso sono tutti confluiti insieme ad altri istituti di ricerca eh, nell'INAF appunto che, eh, che li coinvolge tutti e adesso non sono più eh, diciamo, luoghi di osservazione e questo è abbastanza facile capirlo perché eh, le condizioni del cielo le, le, diciamo, la, le, le, le condizioni che si richiede a, a, a un cielo in termini di inquinamento luminoso che deve essere bassissimo ma anche di eh, umidità dell'aria e così via, per poter sfruttare al meglio eh, le capacità tecnologiche dei telescopi da terra che abbiamo adesso, ovviamente devono essere eccezionali e queste condizioni eccezionali non si ottengono più eh, vicino alle città e, o in generale diciamo in Europa, infatti troviamo i telescopi nel deserto, in, in Sud America, e nelle isole, in luoghi ovvero eccezionali. Quindi questi osservatori come appunto tu mi hai chiesto, uh, vengono visitati, sì, sono visitabili e adesso dopo due anni di pandemia finalmente abbiamo riaperto e ed è molto bella la visita, però chiaramente alla gente che viene, gli dico subito, è un osservatorio, ma non si osserva, perché le osservazioni che facciamo noi eh, astrofisici le facciamo con strumenti che sono altrove, proprio perché sono strumenti ormai eccezionali e, e sono gli stessi cui tutta la comunità internazionale di astrofisici... Diciamo si ricorre per poter fare osservazioni eh, competitive, no? per poter scoprire qualcosa di nuovo. Quindi, o sono satelliti, eh, come nel mio caso che lavoro molto con i satelliti nella banda dei raggi X, o sono telescopi ottici che però sono in, lu in luoghi eccezionali, come il deserto di Atacama, le isole Hawaii, e, e, e così via. E qui raccogliamo i dati e insieme ad altri colleghi lavoriamo per interpretarli e per costruire, a migliorare la nostra immagine eh, di universo. Però la gente che viene a trovarci diciamo rimane comunque contenta perché oltre ad avere gli strumenti storici eh, abbiamo un telescopio che appunto ha più di un secolo che ancora viene utilizzato per poter osservare direttamente ad con, con, mettendo l'occhio all'oculare no? so, i pianeti, la luna, le nebulose più, più vicine e, e poi appunto c'è l'incontro con, eh, con i ricercatori che raccontano quello che, che fanno e, Insomma, è quello che scoprono, grazie. Ci prenotiamo, grazie. Gianluca. Ci Guarda, prenotiamo le parole di bocca, quindi veramente. Eh. Allora, adesso eh, passerei la parola ad Alessandra per eh, una breve intervista. Ciao Paolo, benvenuto a questa intervista, benvenuto a Scienza Fantastica. Io sono Alessandra e quest'anno faccio parte dello staff di questo festival. Innanzitutto vorremmo ringraziare l'INAF per la concessione del Patrocinio al Festival e eh, speriamo nel prossimo anno di, di vederti o appunto a questo importante festival. Eh, come tu saprai, la mission di scienza fantastica è quella di promuovere la conoscenza scientifica in modo semplice e fruibile per tutti. E secondo te, quale potrebbe essere il ruolo della scienza della fantascienza nell'ambito della divulgazione scientifica? Allora, Alessandra, um, provo a prenderti in contropiede subito, vediamo un po' perché... Eh, una cosa che mi ha colpito molto è il titolo proprio del, del festival Scienza Fantastica. E invece di pensare a fantascienza, io ho pensato a fantastico come genere letterario molto ampio, che, a cui sono molto legato. Io mm, okay, ti racconto questa cosa quando appunto leggevo letteratura fantastica, ancora adesso la leggo, ma. Ehm, A fine del liceo, primi anni dell'università, ehm, ero molto appassionato di, di letteratura fantastica, leggevo moltissimo Edgar Allan Poe. Che, per esempio, è un autore che è un, considerato un padre anche della fantascienza ehm, moderna. Però il, il genere fantastico era molto più ampio. E ho letto un libro di un filosofo, eh, cosa che non è sempre facile, ma in questo caso era il filosofo, era Todorov, e devo dire che. Era una persona che scriveva, è scomparso qualche anno fa purtroppo, ma scriveva veramente con una chiarezza estrema, quindi sono riuscito a leggerlo anche se ero molto giovane. Raccontava appunto, parlava della narrativa, cioè della, eh, della letteratura fantastica, e distingueva eh, questi casi. Mm, parlava del, del racconto meraviglioso, in cui ci sono elementi del racconto che parlano di eh, aspetti che sono totalmente al di là di quella che è la conoscenza, Uh, di, quel, di come funziona il mondo, no? quindi appunto sono racconti in cui ci sono fenomeni quelli che chiameremo fenomeni soprannaturali all'interno della storia. C'è il lo strano, ovvero racconti fantastici in cui capitano fenomeni strani ma che poi vengono risolti in maniera razionale, come i gialli, no? molti gialli, anche lì Edgar Lampo era un maestro nel, nel, nell'iniziare il, il genere giallo. E poi c'era il fantastico vero e proprio che si situava in una linea di confine, ovvero in cui il racconto conteneva degli elementi a che apparivano soprannaturali, ma che potevano essere ancora spiegati o spiegabili e questa cosa non veniva decisa. Ora io con gli anni mi sono reso conto che la condizione del ricercatore della scienza è un po' simile. A quello della letteratura fantastica, perché è proprio il confine tra cui fenomeni che ancora non sappiamo descrivere, comprendere, ehm, mettere all'interno, collegare con le nostre mh, conoscenze precedenti, in realtà vengono compresi e quindi vanno a far parte delle nostre conoscenze. Quindi io mh, ho avuto un po' un'illuminazione qualche anno fa e ho detto, ma non è che diciamo, l'immaginario, il fantastico, Può usare la scienza come contenuto per poterla divulgare, forse è vero l'incontrario, cioè la scienza stessa ha all'interno di se stessa una carica di, per poter sprigionare il senso del fantastico e dell'immaginario. Ecco perché a me mettere scienza fantastica, che è un po' un'inversione rispetto no? al modo in cui uno pensa alla fantascienza, mi, fa, mi ha fatto pensare a questo. Ed è una cosa che. Diciamo sulla quale sto, sto riflettendo molto perché eh, come dire, è un po' di anni che faccio questo mestiere e adesso sto veramente pensando tanto al, a quanto questo, questo, questo mio lavoro può eh, diciamo, eh, essere eh, utile proprio per far arrivare questa, un, un, per scatenare, un, per liberare un immaginario. Quindi la scienza già contiene un immaginario fortissimo. E ecco, io, io la vedrei così, cioè io inviterei quasi a, a rovesciare, è la, è la scienza che ci porta il fantastico. Grazie, Paolo. E secondo te, qual è la scoperta scientifica più auspicabile che potrebbe avvenire nei prossimi dieci anni? E quale è quella che temi di più? Allora, in questo caso eh, allora, auspicabile, è interessante questa domanda perché è auspicabile. Io mh, mh, sono abituato a farmi sorprendere dalle scoperte, secondo me è molto difficile, anzi è un esercizio eh, sempre fallimentare e cercare di predire quali sono le scoperte che si faranno nei prossimi dieci anni, proprio perché mh, la, la ricerca scientifica ci, ci fa continuamente inciampare in qualcosa di... Di inatteso però dici auspicabile io, mh, io mi occupo di astrofisica extragalattica quindi di galassie lontane di universo e forse però di auspicabile mh, parlerei di qualcosa che, che non è proprio il mio campo e che è la ricerca di, di vita eh, di attività biologica se non altro su altri pianeti ehm, che ancora appunto non, non esiste però appunto siamo in grado cominciamo a essere in grado a a, a studiare le atmosfere planetarie su pianeti al di fuori del Sistema Solare e cosa affatto non facile, ma il giorno in cui riusciremo a trovare gli indizi incontrovertibili, e questo è molto difficile per vari aspetti, chiaramente non abbiamo il tempo di, di parlarne, della presenza di attività biologica su un altro pianeta, impareremo veramente molto su, su quanto la vita è effettivamente... Diffusa nell'universo e questo è auspicabile perché alla fine implica una riflessione su, su di noi, sulla nostra fragilità, e sulla fragilità, appunto, dell'esistenza di una vita complessa ed evoluta come la nostra su, su questo pianeta. E, e secondo me potrebbe essere un altro elemento importante per eh, prendere consapevolezza anche della, appunto, della difficoltà del, che stiamo avendo noi nel, nel rapporto col, col nostro pianeta che riguarda il cambiamento climatico, che è una, una questione secondo me molto più, sempre più urgente e ormai, è, come dire, soprattutto per noi scienziati ineludibile anche nel, dal punto di vista del, del racconto con il pubblico no? e, e questo ecco, è auspicabile in questo senso che una, potrebbe essere una scoperta quella della vita extraterrestre che ci fa ripensare in maniera più insomma più presente e consapevole la nostra vita su quella che Temo, eh, diciamo come, come scienziato non dovrei temerne nessuna perché lo so che la natura ci, ogni tanto ci dice qualcosa di nuovo e ci, fa, ci manda all'aria tutte le nostre teorie. Uno scienziato non deve mai essere affezionato ad una visione specifica della natura, anche se poi è lui che l'ha scoperta o, o che, insomma non, non funziona così, però siamo anche umani, siamo anche pigri. Ecco, se dovesse cambiare completamente, per esempio, il modo in cui noi descriviamo la gravità, Cambierebbe anche tutto il modo in cui io interpreto i miei dati e lavoro, no? quindi sarebbe faticoso diciamo, subire no? una, una scoperta così importante. Cambia la gravità, cambia tutto il modo in cui la cosmologia, no? come il cosmo si evolve e come lo interpretiamo. E, e quindi dovrei rifare tutti i conti. Ecco. Questo lo temo per motivi proprio di pigrizia, ma non per altro. Sarebbe chiaramente una scoperta meravigliosa in ogni caso. Adesso ti, faccio, ti leggo un'affermazione di Arthur Clark ehm, e vorremmo sapere le tue riflessioni, eh, cosa ti suscita questa affermazione. Qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Allora sì, credo di essere d'accordo. Um, il motivo è che... Mh, allora, intanto io, io quando... Mh, Parli di magia penso subito appunto all'elemento magico presente nelle, eh, nelle culture primitive o, o antiche, eh, che comu era comunque storicamente un elemento importante, quindi non, non mi preoccupo assolutamente di, no, di charlatani vari, non è quello il pensiero. La magia è un elemento storicamente e culturalmente, che ha, che ha avuto un ruolo. Ed, ed effettivamente, se penso alla tecnologia eh, nostra, per esempio attuale, rispetto a un uomo medievale, mi rendo conto che ehm, è qualcosa che ai suoi occhi, di una persona che magari non, chiaramente non ha nel suo bagaglio culturale il metodo scientifico che, che abbiamo noi moderni, apparirebbe appunto questa connessione causale appunto, tra, tra fenomeni, e, non spiegabile con la cultura che ha, con le conoscenze che ha e, e che gli arriva a, appunto a, a connettere i domini abituati ad essere pensati in maniera distante. Appunto, il solo fatto oggi pensa alla tecnologia astronomica no? di poter osservare oggetti distanti nel tempo. No? Noi quando guardiamo distanti nel tempo, guardiamo oggetti sempre più lontani, guardiamo oggetti visti a una distanza anche temporale, perché? Perché chiaramente dobbiamo. Considerare il tempo che la luce impiega arrivare fino a noi, e quindi, se io guardo una distanza a, a, a certe distanze, e comincio a vedere i galassi che sono distanti miliardi fino appunto a quelle più distanti che stiamo guardando adesso. Anzi, adesso se ne stanno scoprendo eh, le più distanti in assoluto, che sono parliamo di 12-13 miliardi di anni, stiamo arrivando proprio quasi alla, a quello che era eh, la distanza temporale del Big Bang. No? E, e appunto per un uomo mh, che diciamo di una. Cultura no? che è soltanto vista poche centi qualche centinaia di anni da noi, questo sembrerebbe una magia. No? Io posso vedere indietro nel tempo degli oggetti lontanissimi. E e è chiaro che questo verrebbe percepito come qualcosa di magico. Chiaramente Clark, la scrittrice di fantascienza, no? si pone questo problema per noi nei confronti di una civiltà evoluta e probabilmente ha ragione. Chiaramente non, um, noi sappiamo anche che la fisica uh, impone anche dei limiti. Eh, anche quelli non sappiamo, certo, non, non, non li conosciamo tutti. però sappiamo che la fisica la stiamo eh, conoscendo e eh, ha dei limiti, quindi mh, eh, non è che ci aspettiamo no, di, di vedere cose completamente stravaganti come viaggi nel tempo, perlomeno per quel che ne sappiamo adesso. Sicuramente, però, gran parte della tecnologia di una civiltà avanzata. Per esempio, in grado di fare viaggi interstellari, cosa che noi non siamo in grado di fare per ora, anche se ci stiamo pensando, ci potrebbe eh, sembrare eh, magia. Ma sicuramente questa è una condizione storica che l'uomo ha avuto nel corso della, della sua storia, quindi non la escluderei di poterla vivere no, da, come uomo moderno. Grazie. E quali sono le aspettative della comunità scientifica nei confronti del telescopio spaziale James Webb? E quanto potrebbe essere ampio il salto di qualità rispetto invece a un Hubble? Allora Alessandra, qui il, come saprai appunto eh, le, le prime immagini del James Webb Space Telescope sono arrivate alla comunità sono, e, e diciamo, sono diventate pubbliche da neanche un mese e le aspettative eh, erano altissime e, e sono state come dire soddisfatte in buona parte con queste prime immagini che hanno semplicemente dimostrato che James Webb funziona in un modo eccellente e, e che quindi diciamo tutte le altre aspettative che poi appunto eh, James Webb andrà avanti per tantissimi anni a darci immagini del, dell'universo dell'universo profondo, insomma, ci, la comunità scientifica si aspetta grandissime cose. Ora, il confronto con Hubble è, è, è naturale, e, però Hubble, quando è arrivato Hubble, eh, tanti anni fa, 30 anni fa, il cambiamento è stato mh, clamoroso, cioè noi abbiamo cominciato a guardare l'universo con degli occhi completamente diversi. La eh, qualità delle immagini dell'Hubble non aveva niente di confrontabile con quello che c'era prima. E questo, anche a livello di pubblico, no, ha creato appunto un immaginario: ha spicciato un immaginario perché ha, ha mostrato cose che non erano mai state viste prima, che è un'esperienza eh, no, sconvolgente. No? Vedere qualcosa che non è mai stato visto prima dall'umanità. Dall Ora, James Webb rispetto ad Hubble è molto più potente, molto più sensibile e andrà molto oltre per vari motivi, non solo eh, perché eh, lo specchio è molto più grande, quindi eh, riesce ad andare profondo, cioè a vedere oggetti deboli con esposizioni molto più brevi, eh, quindi è molto più efficiente, ma anche perché ehm, guarda in, eh, nella banda infrarossa. Che permette di vedere letteralmente di vedere qualcosa che Hubble non poteva vedere perché si limitava a, alla banda ottica e poco più, e, quindi va a occupare a vedere qualcosa di altro, no? quindi va oltre eh, l'Hubble, però si può fare un confronto. C'è cioè, un, un termine di paragone. Le immagini di James Webb eh, sono, possono sem apparire più belle in molti casi di quelle di Hubble. Ma ma sono confrontabili cosa che appunto non è accaduto al tempo di Hubble al tempo di Hubble c'era qualcosa di nuovo qualcosa che ha no, tolto un velo dagli occhi qui noi stiamo andando oltre, oltre Hubble ma abbiamo già Hubble no? è, è, è qualcosa che va oltre Hubble quindi il salto di qualità non è così grande come quando abbiamo, siamo passati da, da, dai telescopi a terra ad Hubble ma in quantità sì, cioè vedremo una quantità di, beh, ho citato prima le galassie lontanissime no? che adesso riusciamo a vedere proprio grazie al fatto di sfruttare la banda infrarossa, eh, che non vedevamo prima. Quindi, dal punto di vista quantitativo, per non parlare appunto poi della scienza di, appunto, poter vedere gli spettri della luce, delle riflessi o in trasmissione delle atmosfere planetarie, no? cambiando completamente argomento, dalle galassie lontanissime ai pianeti intorno a altre stelle della nostra galassia. Um, tutto questo appunto sarà dal punto di vista quantitativo un'espansione enorme rispetto a Hubble, e la comunità scientifica è veramente in, innamorata di, di James Webb in questo momento, c'è cioè un grandissimo, grandissimo fermento. Grazie, Paola Adesso ti faccio una domanda semplice: ehm, l'universo continuerà ad espandersi all'infinito oppure dobbiamo preoccuparci perché alla fine imploderà su se stesso? Allora, dal punto di vista, um, sulla base delle conoscenze che abbiamo adesso, l'universo si sta espandendo con espansione accelerata. Quindi si sta espandendo e si sta espandendo sempre più velocemente. E quindi non imploderà. Ora, io prima ti ho detto che eh, magari arriva una sorpresa incredibile, la teoria della gravità non è esattamente la relatività generale di Einstein e questi cambiamenti fanno sì che poi la nostra interpretazione dell'evoluzione dell'universo possa cambiare. In questo momento non c'è niente di così, diciamo, rivoluzionario all'orizzonte e quindi l'universo continuerà ad espandersi, non imploderà. E così comunque, diciamo, questa espansione non di certo è qualcosa che noi osserviamo nelle galassie lontane, non è qualcosa che riguarda il... Il nostro piccolo, piccolo mondo, e per il quale invece ci dobbiamo preoccupare, come dicevo prima, per altri motivi molto più contingenti, no? e, di come sta evolvendo la nostra eh, biosfera, il nostro piccolissimo spazio abitativo. Ogni volta che, che penso a queste cose qui, quando appunto la gente mi, mi fa domande sull'espansione dell'universo, non, non riesco a non pensare, appunto, alla piccolezza del, del piccolo volume che noi occupiamo rispetto a. All'enormità dei volumi che misuriamo e di cui stiamo misurando anche l'espansione. Sì, è un pensiero abbastanza vertiginoso e insomma che, che scatena anche questo molto l'immaginario. Un'ultima domanda che eh, ci porta alla conclusione di questa piccola intervista: ehm, Ti trovi nella classica torre e hai due dischi Blu-ray 4K: uno è Star Trek Motion Pictures e l'altro è Star Wars: Una Nuova Speranza e mh, sei costretta a gettarne uno quale terrestre? Allora Alessandra con questo diciamo tu stai cercando chiaramente di creare una, una guerra tra mondi No, eh, perché so che dietro ci sono persone agguerritissime, pericolosissime organizzate no? in, in, in modo quasi paramilitare no? dietro a Star Trek e Star Wars allora io no ti do, ti do invece una risposta eh, legata ai mh, ai sentimenti perché chiaramente ho seguito entrambe le saghe. però il, il, il diciamo io, nel '77, appunto, mio padre mi portò a vedere Star Wars al cinema eh, ed è stata una delle, no, un, un, un evento che io ricordo perché, appunto, anche lì mi si aprì un, un immaginario. E mh, guarda, ti faccio questa citazione. A sproposito perché è una citazione di Louise Gluck, una poetessa che, che ha vinto il Nobel 2020, che non conosco assolutamente, non conoscevo, l'ho conosciuta solo per il Nobel, quindi, diciamo, non, non, non sono degno di, di citarla così. Però lo faccio perché c'è questa frase eh, finale di una sua breve poesia, che per me è stata fulminante e illuminante. In cui dice, il mondo si vede una volta sola, da piccoli. Ed ecco sì, cioè, io quel film l'ho visto Star Wars. L'ho visto quella volta, l'ho visto perché eh, nell'infanzia si vedono cose che poi non si vedono più, e quell'immaginario, anche lì. No, quell'immaginario è m, che non riesco più a ritrovare in quel modo, probabilmente lo sto ricercando attraverso, cioè, lo sto ritrovando poi attraverso la mia ricerca scientifica. Perché si cambia, non si ha più la capacità. Di vedere il mondo con, con la stessa meraviglia, e, e di vedere cose, proprio letteralmente, cioè non si vedono più le stesse cose che sono qui intorno a noi, ma non le vediamo più da grandi, quelle che riusciamo invece a vedere da piccoli. Però la scienza ci aiuta a, a ricostruire in parte questo immaginario dell'infanzia perduta. E, e quindi è quello che sto cercando di fare. Insomma. Grazie, Paolo. Grazie allora Alessandra di questa intervista, grazie anche a Paolo, eh, veramente interessante, eh, starei qua tutta la giornata ad ascoltarti. Come ha citato, come ha ricordato Alessandra all'inizio dell'intervista, eh, ringraziamo INAF per il patrocinio concesso al festival e naturalmente... Anch'io porgo l'invito eh, a te e a comunque a tutto diciamo, l'Istituto ad una presenza poi per la prossima edizione. Ecco, questo mi farà veramente piacere. E, mh, questa edizione qua eh, comunque gode eh, del patrocinio INAF, anche della Regione e di altri enti e strutture. Ricordo a tutti che il festival si terrà a Spotorno dal 21 al eh, 28 di agosto. Quindi ora beh, mi rivolgo a Paolo, chiaramente ha invitato anche ad assistere, ma ha invitato il prossimo anno anche come relatore. Ecco, quindi davanti a tutti vi faccio già l'invito. Grazie mille, non vedo l'ora veramente perché appunto il legame per me tra scienza e immaginario è sempre più forte ed è qualcosa che voglio vivere sempre di più e anche aiutare a far vivere insomma a portare per quanto possibile per quanto possa riuscirci insomma mi certo. ci impegnerò grazie ehm, grazie a voi grazie a voi mi ricollegato anche stefano stefano vuoi fare una chiusura No, eh, è niente, un problema scusate, di audio in eh, questo giro, ma nessun problema, ehm, faccio io. Vi quindi... invidio tantissimo, Paolo. Eh. Sarebbe il lavoro che avrei voluto fare io. Fai... No, infatti, fai... guarda, io, fai... io mi ritengo una persona fortunata. Su questo sono grato sono e... fai... a tutti e a tutte le circostanze che mi hanno permesso di, di farlo perché. Ogni tanto si arriva, appunto, al piccolo momento della scoperta. Magari sono piccole scoperte, sono piccole galassie che nessuno aveva visto prima o un buco nero che qualcuno si era perso per strada, però trovare delle cose che nessuno aveva mai trovato prima nell'universo è qualcosa di incredibile. Incredibile e di fantastico. Perché scienza fantastica è anche come la scienza è fantastica. La scienza è fantastica come aggettivo. È fantastica. Sì, sì. Bravo. Bene, ha un taglio decisamente okay, interessante, ha dato Paolo. Salutiamo i nostri amici e diamo quindi appuntamento a Spotono dal 21 al 28 agosto per Scienza Fantastica. Ciao a, Ciao. Ciao a tutti, Ciao. Ciao a tutti.